Buongiorno e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federfarmacia. Vediamo i titoli di oggi. Sistema Farmacia Italia, Procaccini, tre nuovi progetti in partenza nonostante le difficoltà del lockdown. Festa della Repubblica, Mattarella ringrazia i farmacisti per l'abnegazione. Giuseppe Maestri, cavaliere al merito. App Immuni, Fofi, la federazione non invia mail ai cittadini, attenzione alle cybertruffe. Covid-19, pagliacci del Sunifar, 400 tamponi per i farmacisti sempre in prima linea. Sistema Farmacia Italia, anche durante la pandemia, ha mandato avanti i suoi progetti. A ribadirlo negli studi di Federfarmacia il presidente Alfredo Procaccini, che annuncia la partenza di tre nuovi progetti. Il primo sul diabete con MSD in collaborazione con la Regione Campania, dichiara Procaccini, con 150 farmacie pilota che verrà poi esteso ad altre regioni. Un altro progetto continua in collaborazione con Boehringer sul rinnovamento delle cure primarie, in associazione con la farmacia dei servizi, sull'asma e sul BPCO. Il terzo con Daiichi Sankyo sulla dislipidemia. Ascoltiamo l'intervento di Procaccini. Sì, diciamo, nonostante lo stop chiaramente che abbiamo patito tutti per i tragici eventi del coronavirus, comunque i progetti sono andati avanti. In effetti è una startup innovativa, quindi però abbiamo comunque cercato di fare il possibile per anticipare i tempi e insieme a Daiichi Sankyo, ve lo ricordate che ne abbiamo già parlato, abbiamo appunto organizzato questo progetto di pharmaceutical care per i pazienti affetti da fibrillazione atriale. Il progetto è iniziato dai tempi, nonostante tutto è anche terminato nei tempi previsti e quindi possiamo dire oggi che finalmente sono partite le lettere per tutti i colleghi che hanno partecipato e che in base a quanti pazienti hanno poi, diciamo, seguito saranno remunerate di conseguenza. Il video integrale è disponibile sulla pagina Facebook di Federfarma e sul sito di Federfarma Channel. Per le celebrazioni del 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato anche i farmacisti tra gli eroi che in questi mesi di pandemia globale, con generosa abnegazione, hanno esercitato il proprio lavoro mettendo a rischio la propria vita. Molti, come sappiamo, sono rimasti vittime del loro senso del dovere. E Mattarella ha insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica per l'opera svolta durante le fasi più gravi della pandemia anche un farmacista, Giuseppe Maestri di Piacenza, che ha continuato a operare nella sua farmacia di Codogno per tutta la durata della chiusura, attraversando ogni giorno la zona rossa. Il presidente di Federfarma Marco Cossolo e il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Andrea Mandelli hanno rivolto il più sentito ringraziamento al presidente Mattarella per le parole di stima rivolte alla categoria dei farmacisti. Ascoltiamo ora le parole del presidente Sergio Mattarella. Non andrà dimenticato quanto in questi mesi hanno fatto con generosa abnegazione tanti medici, infermieri, personale sanitario dei vari ruoli della sanità. Farmacisti, lungi dal sottrarsi al proprio compito, hanno contrastato l'epidemia con coraggio, sovente ponendosi a rischio. Molti, come sappiamo, sono rimasti vittime del loro senso del dovere. Non vi sono parole adeguate per esprimere questa riconoscenza che tutti avvertiamo e che meritano da parte del nostro Paese. Da alcuni giorni l'Italia è oggetto di un attacco di un virus informatico che sfrutta il nome dell'app Immuni, un sistema volontario e anonimo voluto dal governo italiano che notifica ai cittadini l'esposizione al coronavirus. A comunicarlo è l'AgidCert, la struttura del governo che si occupa di sicurezza informatica, spiegando di aver già allertato i comparti di pertinenza. L'utente riceve nella casella di posta elettronica con una mail che invita a cliccare il link a un sito fittizio che imita quello della FOFI, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. È un gesto ignobile sfruttare le apprensioni di una collettività provata dalla pandemia per mettere a segno una truffa, commenta il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli. Voglio mettere in guardia i cittadini, la FOFI non ha mai inviato o fatto inviare comunicazioni via mail che invitano ad accedere al suo sito o a scaricare l'applicazione di nessun genere.
Garantire lo stato di salute dei farmacisti. E questo è lo scopo primario dell'iniziativa di Federfarma Perugia e della sua presidente Silvia Pagliacci, mirata a sottoporre 400 farmacisti al tampone rinofaringeo per la Covid. La presidente Pagliacci, che nei mesi scorsi era stata colpita dal Covid, dalle pagine del Corriere dell'Umbria ha ricordato quanto siano state fondamentali quali presidi sanitari le farmacie durante il lockdown. Ora questa iniziativa, proprio per coloro che in questi giorni hanno messo a rischio la propria salute quando in molti casi era addirittura difficile reperire dispositivi di protezione, riceve l'appoggio dell'USL Umbria 1. Questa era la nostra ultima notizia, il telegiornale di Federfarma Channel torna domani. Buona giornata a tutti.